Oggi vi racconto una storia imprenditoriale torinese che ha delle caratteristiche particolari, perché non è solo anche una storia d'amore, ma è anche una storia legata in qualche modo ad una basilica su un colle di Torino. Allora, stiamo parlando di Walter Martini, di origini svizzere, che ha iniziato la sua avventura nel 1911 producendo essenzialmente articoli e stivali in gomma per migliorare la vita dei lavoratori nelle risaie, ma poi nel 1926 questa fabbrica ha iniziato a produrre qualcosa di diverso, perché nel 1926 Walter ha sposato una donna appassionata di tennis e quindi ha voluto realizzare delle scarpe di tela con la suola in gomma. La basilica si chiama Superga e le scarpe le Superga!